quest'anno, per fortuna, per grazia, flussi diversi è stata fatta a cavo. Un anno straordinario, intenso, con un grande poeta che ci ha fatto da testimone. Patrizia Valduga è andata via poche ore fa, commovente ieri sera nella recita in chiesa della Pentecoste di Manzoni. Ci ha raccontato e ha testimoniato assieme a noi in questi tre giorni che sono stati incredibili, non solo per il vento che ci ha sballottato, ma per quello che abbiamo ascoltato e vissuto insieme. Carole non può essere che orgogliosa di ospitare una manifestazione di questo tipo, perché noi crediamo che attraverso la poesia si possa, come dire, riconoscere qualcosa di più per noi, più profondo. Ed è proprio per questo che investire sulla poesia significa investire su, non solo su Carole, ma proprio sulle persone. Quindi grazie Gesa di essere stato con noi quest'anno. So che i molti impegni istituzionali di ministro, di viceministro, sono assolutamente impegnativi, e aver dedicato noi due giorni della tua settimana è per noi fonte di orgoglio, ma anche di prestigio. E per cui tutta Carole, in nome del sindaco, ti ringrazia e ringrazio a tutti voi che siete stati testimoni di questi due giorni, perché attraverso di voi stiamo dimostrando che la poesia non è morta, ma continua a vivere. Grazie a tutti. Angelo e professor Cassuti, a te la parola. Diciamo a nome del Carlo, che rimango soprattutto uso il tu latino e il tu inglese. Mi rivolgo a te, Gesa, che fai parte della nostra comunità. Noi ci siamo ritrovati in questi giorni, abbiamo anche discusso oltretutto. Ed è una comunità che ha, oltre quella dimensione poetica, quel valore che anche tu hai scoperto e che gli amici conoscono, da Angelo, Luca e tutti gli amici di Trenta Psyner, è anche una comunità calda di persone che col tempo sono riuscite a costruire simpatia e solidarietà umana. E adesso fai parte anche tu. E quindi, se ti siamo grati per aver accettato, credo, se tu vorrai approfittare nei limiti del tempo che avrai a disposizione, della calda umanità, della dolcezza, della tenerezza che abbiamo anche in noi, non soltanto saremo cresciuti con te, ma tu sarai cresciuto con noi. E questo è un augurio che faccio a noi e a te. Grazie. Dieses Wochenende sind wunderbare und große Worte hier in Harburg gesprochen worden. Deswegen möchte ich meines nur so kurz halten und einfach nur Danke den Organisatoren sagen. Danke für diese wunderbare Veranstaltung und im Namen des Generalsekretariats Adias Meister Maria möchte ich einfach nur auf Wiedersehen im Jahr 2012 der Flusse diversi 5 sagen. Danke. Gentili signore e signori, vi ringrazio tutti a nome della comunità di Alte Adria, ringrazio tutti voi, primo per tutti il nostro grande poeta premiato dell'anno e anche tutti gli organizzatori, tutti coloro i quali si sono adoperati per la migliore riuscita dell'iniziativa. Siamo state bene durante questo fine settimana e ci auguriamo e sappiamo con sicurezza di avere anche il prossimo anno plus diverso numero 5. Ringrazio a tutti per l'accoglienza e per l'essere stati lì insieme. Grazie. Bene, al Ministro della Cultura ungherese io porto il saluto del Ministro della Cultura del Veneto, l'onorevole Marino Zozzato. D'averlo avuto come testimone, come poeta, ma soprattutto come ministro della cultura, ci fa capire come la cultura rappresenti veramente uno strumento di unione tra i popoli. La cultura nella nuova dimensione europea è veramente, non è un elemento che divide, non è quello che con la lingua si allontana, ma è un elemento che unisce. Nella cultura europea, una cultura che ha una storia europea, che ha una traduzione di letteraria, che possiamo ormai definire europea. In questa tradizione letteraria, la poesia
ha un ruolo importante, perché è leggera, perché riesce con poche parole a entrare nei toni. Grazie quindi per la disponibilità e direi che grazie anche all'amministrazione comunale di Carle che ci ha dedicato lo spazio, le energie, la collaborazione, e credo che a questo punto Flussi Diversi 4 dovrà aggiungere un nome, come tutti i progetti che si identificano in un luogo, non sarà soltanto 5, ma sarà Flussi Diversi 5, caos. Grazie. Molto grazie. Cari amici, sono molto molto contento, sono felice di essere invitato a Caorle, sono felice di essere membro in questa comunità, in questa Repubblica Poetica, e sono e ho promesso di ritornare tutti gli anni in questi giorni di fine di maggio. Molto grazie per tutto. Adesso scopriremo la poesia scolpita. Ah no, prima i doni allora. Questo è il comune di Carle che volevo segnare al ministro. Beh. Un libro di Carle. Questo è il libro fotografico di Carle che viene donato a lei. Il prossimo anno avremo un bellissimo libro già pubblicato, che abbiamo già intenzione di pubblicare sul Duomo, che sarà orgoglio per noi di regalare uno nei cremini. Questo è il simbolo di Carle. Esatto, è il moscardino, che è il simbolo di Carle, non ascolta, e questo è il problema, è il vento. Vi leggo io, perché anche la regione. Beh, la regione vuole attraverso diciamo, l'immagine del leone della pace, perché lei sa che è l'unica bandiera che ha la parola pace nel proprio simbolo. Il leone di San Marco che tiene il libro sulla Bibbia e con l'espressione pace a te, Marco Evangelista mio, e con l'indicazione poi delle 7 province che compongono la nostra regione. La regione del Veneto e Alpe Adria, qui rappresento come anche la parte della Commissione Cultura, hanno il piacere di lasciare questo pensiero con la certezza che lei ritornerà. In favore di telecamera. Adesso andremo alla svelatura della pietra incisa, che ovviamente sarà letta dal ministro Sox. E sarà anche aperto.